Eccoci a un nuovo incontro, a una nuova lettura. Qual è la parola, l'esperienza più importante che siamo chiamati a vivere in questi giorni? Penso sia l'esperienza della speranza. La speranza è la virtù piccola, come diceva Peggy, che però sorregge tutte le altre. E ne abbiamo bisogno. Di una mano che ci prenda e ci accompagni oltre il tunnel dell'ansia e della paura, verso la luce, che possiamo già vivere adesso se accogliamo la speranza nel nostro cuore come un dono, come una grazia che invochiamo. Non penso che ci sia una parola più alta di quella di Dante a riguardo della speranza. Nel 33° canto del Paradiso, alla fine della sua commedia divina, del suo poema, Dante mette sulle labbra di San Bernardo un elogio di Maria e vede in lei proprio la fonte della speranza. Vi ricordate questi versi? Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo, nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Nel ventre di Maria si è accesa, attraverso il suo sì e attraverso la sua carità, l'amore, la persona del figlio. E questo caldo generato la santità nel mondo, l'eterna pace ha fatto germinare il fiore dei santi che ora Dante sta vedendo nell'Empireo. Qui sei a noi meridiana face, qui nel paradiso sei una luce che non tramonta, che illumina e che riscalda. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso intra i mortali sei di speranza, fontana vivace, fontana che non si arresta mai di dare l'acqua della speranza. Voglio leggervi un breve ma intensissimo commento, o meglio, riflessione, o meglio, mistica meditazione che Don Giussani ha fatto proprio di questo verso di Dante. Sei fontana vivace di speranza. Era già malato. Nel 2000 si collegò in teletrasmissione con il meeting di Rimini e disse queste parole. Fra tutte le genti dell'universo, sei fontana vivace di speranza. Sei una sorgente continua della speranza. Riproponi di continuo la speranza come significato del tutto, come luce della luce, come colore del colore, come l'altro dell'altro. Sei di speranza fontana vivace. La speranza è l'unica stazione in cui il grande treno dell'Eterno si ferma un istante. Sei di speranza, fontana vivace. Senza speranza, infatti, non esiste possibilità di vita. La vita dell'uomo è la speranza, perciò è alla speranza che io invito i vostri occhi a guardare. Ricordiamo questa espressione così poetica, così mistica, così profonda, così semplice. La speranza è l'unica stazione in cui il grande treno dell'Eterno si ferma un istante.